con tanti profumi, profuma la sua bellezza e fa più lucenti i suoi capelli ed è subito pronta a partire. Tutti gli abitanti di Betulia la guardano andare. Giuditta va da sola verso il nemico. La sua unica arma è la voce del Signore che le parla dentro il suo cuore. Diventano grandi gli occhi di Oloferne per guardare tutta la bellezza di Giuditta e subito viene ascoltata. Sono dolci le parole di Giuditta, che chiede di poter abitare con i forti nemici prima che la sua piccola città venga sconfitta. Giuditta ha ora una bella tenda nel campo di Oloferne. Ma è una figlia di Israele e le sarà permesso di uscire ogni sera a pregare il Signore assieme alla sua ancella. E Oloferne magari la vorrebbe sposare e la invita a cena per poterle parlare. Mangia, Oloferne, ma Giuditta è una figlia di Israele e potrà mangiare solo quello che la sua ancella ha preparato, perché così vuole la legge del Signore e a una donna così bella nulla si può negare. E mangia, Oloferne, e beve, mentre Giuditta lo sta a guardare. Restano soli Giuditta e Oloferne. Beve, Oloferne, ma troppo vino fa addormentare ed è questo che voleva Giuditta. La notte è silenziosa. Giuditta è ben sveglia e con un colpo di spada taglia la testa a Oloferne addormentato. Tutti vedono uscire Giuditta, come ogni sera. Nessuno guarda nel suo cesto. La lasciano andare. Ma nel cesto di Giuditta c'è la testa di Oloferne ed è a Betulia che Giuditta l'ha portata. La testa di Oloferne viene esposta sulle mura. Fuggono gli Assiri, perché senza il loro capo non sanno cosa fare. È salva la terra di Israele. Tutti vanno a Gerusalemme per fare gran festa. E si canta e si balla per la bella Giuditta. E si cantano inni al Signore, che ha messo la sua grande potenza nelle mani di una donna debole, per manifestare la sua gloria in chi è fedele alla sua legge.